Eccoci in onda, radioascoltatori di Radio Lemine, buona serata, 26 febbraio, ore 20.45 negli studi di Radio Lemine in almeno San Bartolomeo. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo e salutiamo naturalmente eh, il Sudafrica perché sappiamo che ci stanno seguendo tramite internet eh, per questo nuovo appuntamento che io sono felicissimo di eh, proporvi questa sera. Questa sera che so, eh, questo appuntamento che poi eh, si svilupperà con questi nostri due graditissimi ospiti perché abbiamo il sindaco di Almeno San Bartolomeo, Gian Battista Brioschi. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. Grazie. grazie e poi Giuliano Rotamartir che è il presidente buonasera. Buonasera, eh, della fondazione Domitilla Rote Ams. Eh, spiegheremo Italia, diciamo Italia, Italia, sì, Italia sì, sì. visto che c'è una fondazione anche a, eh, in Sudafrica, a Johannesburg. E, e, L'obiettivo di questo nostro incontro è quello di raccontare alla eh, comunità di Almeno San Bartolomeo e non solo perché ci seguono da internet, con internet, eh, in tanti e anche agli amici eh, di Johannesburg la giornata del 7 febbraio 2016. Eh, giornata specialissima eh, che chiederei di introdurre Giuliano, eh, iniziando a dare una dimensione a questa. Allora, la giornata eh, del 7 di febbraio credo che sia eh, l'ennesimo passaggio, eh, come dire, eccezionale. Che dal 2012 insegue eh, diverse tappe di questa associazione italiana che è stata esplicitamente voluta da Daniele Hayams. Eh, è un'idea partita da lui nel 2005, per l'esattezza, Daniele e marito di, di Domitilla di Domilla sì, Rota. Eh, esatto, sì, perdonami. Io dopo per scontato una cosa che non lo è. Daniele Hayams è il marito di Domitilla, infatti l'associazione si chiama Domitilla Rotta Hayams proprio per volontà sua e della famiglia, perché in Sudafrica una cosa che vi dico è che ci tengono moltissimo. Alla, mentre qui in Italia il fatto di acquisire eh, il cognome del marito è una cosa che piano piano si sta un pochino... Rilassando, diciamo, in Sudafrica quando ti sposi diventi Hyams, sei rotta, ma è molto più sentita. Ecco. È un progetto partito nel 2012 e eh, anno per anno succedono delle cose straordinarie, noi addirittura dell'associazione l'abbiamo definito fattore D che sembra riduttivo perché... Fattore D in un senso pratico è molto attuale, ma fattore D in un senso mistico è riduttivo rispetto a quelle che sono le azioni che Domitile e Daniele ci stanno portando a fare. Il 7 di febbraio è veramente un evento eccezionale, eh, principalmente dovuto a una, come dire, una congiunzione, amministrazione comunale eh, associazione domitilla rotta e soprattutto l'IT Lead in sudafrica che ha portato questa amministrazione a riconoscere una cosa fenomenale per noi dell'associazione ecco, poi il sindaco ci racconterà molto bene la esatto. scelta tutto nasce però da un viaggio perché... nasce da un viaggio, un viaggio eh, fatto insieme con il sindaco con il vice sindaco eh, con l'ex sindaco con il parroco don Giulivo un, un viaggio a cui tenevamo molto, sia noi eh, dell'associazione qui, ma soprattutto loro dell'Istituto dell Little Lid in Sudafrica, perché una delle teorie di Daniele è che ci vuole la testimonianza diretta, quando vedi cre credi, quando vedi capisci. No? E veramente questo viaggio è stato un viaggio che ha segnato tutti quanti noi. È stato un viaggio di dieci giorni, eh, ho ringraziato infinite volte, ringrazio ancora il sindaco di essere stato insieme a noi perché penso che solo eh, diciamo, visitando questo istituto ti puoi rendere conto dell'importanza che ha il legame con la nostra terra per loro. Perché, guarda, io ho parlato del 2005. Io nel 2005 sono stato per la prima volta in casa di Daniele. Pensa che io ricevevo delle lettere sue in inglese da quando avevo 13 anni, perché lui è un parente. Mia mamma è nipote di Domitilla. Mi scriveva delle lettere in inglese con questa calligrafia da dottore fantastica. Non l'avevo mai conosciuto. Quando l'ho visto per la prima volta qui, perché è venuto qui circa nel 2003. Era come se l'avessi sempre conosciuto, cioè era una cosa. Ho visto una persona che corrispondeva esattamente a quello che avevo in testa. Comunque per non tediarvi molto, dico che il sindaco ha colto nel, mm, mm, totalmente l'essenza di, di, di quello che voleva essere questo pellegrinaggio. Ecco, Don Giulivo l'ha chiamato pellegrinaggio e non viaggio perché effettivamente in questo pellegrinaggio ha potuto toccare con mano l'importanza di questa eh, vicinanza degli italiani a chi vive in Sudafrica. E non mi scorderò, cioè uno dei miei must quando parlo di Daniele e di Domitilla è questa cosa del 2005 che mi ha impressionato. Sopra il loro letto c'era la fotografia grande della chiesa dell'Albenza. Mi, mi è venuto un nodo di 12.000 km, km ricordo lì, di Domitile che, che ricordiamo i nostri radioascoltatori, to... è nata nella contrada dell'Albenza del comune di Almenna San Bartolomeo, Bartolomeo. e per amore Beh, anche quello è un altro miracolo si è trasferita in Sudafrica io lì ho diverse volte parlato di miracolo perché perché io vi dico provate a tornare indietro nel tempo 1945-46. L'Italia in piena guerra. guerra. In piena guerra. In, in Albenza. Certo. Ponte San Pietro era, era estero. Milano. Arriva un sudafricano nel bosco perché lui era stato in campo di concentramento alla Grumellina ed era fuggito da lì arriva un sudafricano nel bosco veramente si ferisce cerca la Elvira che era una specie di infermiera arriva in casa conosce la Domitilla pipim Cioè, nel 1946 questo dice io torno a Johannesburg mi devo laureare perché lui è laureato in economia e commercio torno indietro e ti sposo considerate che il viaggio in nave 13-15 giorni a seconda di come per tornare a casa due anni a studiare, una lettera ogni 40 giorni torna indietro la sposa però pensate anche all'apertura mentale della Elvira la Elvira è una fi figura interessantissima perché la Elvira una donetta dell'albenza di quell'epoca lì eccetera che gli dicono ah, mi sposo vado in Sudafrica non è che andasse proprio qui a, a Isola di Fondra come dico io andava in Sudafrica cioè il coraggio di tutte queste persone perché se oggi devi andare in Sudafrica già un pochino di adrenalina ti viene. Tu pensa andare in Sudafrica è sì, un, un viaggio unico. La potenza dell'amore. No? Quindi, ecco, non voglio tediarlo. Il nostro il miracolo è stato che quando il sindaco è arrivato lì ha toccato veramente con mano quello che, che Daniele auspicava che lui toccasse e poi sentiamo lui. Molto volentieri, perché poi, eh, e così completiamo la riflessione e spieghiamo il perché è stato eh, fatto questo viaggio, eh, questo viaggio, eh, questo pellegrinaggio e anche questo viaggio istituzionale sulla, sulle orme di un libro scritto da Daniela Tagliocchi, eh, nella cui prefazione c'era la presentazione del ministro Terzi, a, a tempo eh, ministro della Repubblica del governo Monti. Che ha eh, introdotto questo, eh, questo libro e che voi poi avete trovato giù. Allora questa... c'è un altro episodio. Io sono, sono pieno di aneddoti. Perché il ministro Terzi? Perché quando Domitilla è stata nominata decana dei bergamaschi nel mondo, l'allora amministrazione Valerio Bettoni eh, diciamo. Premiava le eccellenze dei bergamaschi nel mondo. A quell'epoca lì, il ministro Terzi era ambasciatore italiano in America ed era stato individuato come diciamo, la personalità bergamasca più prestigiosa. Quando gli hanno chiesto di, di, di partecipare a questo volume scritto da un certo Giuseppe Zois che raccontava il curriculum delle diverse personalità bergamasche, lui è rimasto. Molto colpito da questa domitilla che aveva fatto l'istituto in, in Sudafrica e aveva fatto un passo indietro: no? Dice. Sì, eh, il, diciamo il curriculum più prestigioso, ma io vorrei che questa figura qui fosse evidenziata in una certa maniera. Attenzione, anche lì, Domitilla spettacolare, Decana i Bergamaschi al mondo, Domitilla Rota Hems, credo 90-89-90 gli anni, la domitilla è venuta su a prendere il premio, con la, con la... <ride> erano molto... 12.000 km, metti, è tornare... il premio se l'ha preso a 89 anni, col marito, eccetera. E, erano fantastici perché avevano questo, questo, come dire, una specie di tre piedi per muoversi, ma con una naturalezza, erano là in provincia con i loro biciclettini, vi ha preso il premio. Ecco, Terzi eh, ci era rimasto, diciamo, molto... Ci aveva stupito con questo gesto e quando abbiamo fatto l'associazione l'abbiamo informato e lui. Si... Quindi gli avevamo promesso che l'avremmo invitato a Johannesburg a visitare l'istituto, poi non, è più, non era più ministro. Ma l'invito era sempre valido ed è venuto con noi. E a quel punto lì abbiamo coinvolto giustamente il sindaco, le istituzioni e poi sentiamo loro. E perché da qui, se non sindaco è nata l'idea da parte vostra come amministrazione, lei è l'amministrazione che, che, che guida, di conferire. Sì, l'idea che ci è valenata proprio, eh, come dice Giuliano, sono quei fattori lì che, <ride> che, che, ti, che ti fanno davvero mh, venire delle, delle idee che senti di dover portare avanti perché c'è qualcosa davvero in cui credi. E, il fatto proprio che in quel viaggio che siamo stati in Sudafrica, anch'io ho partecipato quando è nata la fondazione, sono tra, tra i soci fondatori dell'associazione sì, sì. Domitilla. E quando ho visto Daniele che è venuto a, questa, a, questa, a questo evento e abbiamo firmato l'atto costitutivo. Davvero, e già poi nel, in età avanzata l'ho incontrato poi fuori dalla chiesa dell'Albenza eh, per il riconoscimento delle fighe sulla chiesa, eh, mi sono chiesto che, che uomo fosse, perché un uomo di 91 anni che si è fatto 12.000 km per venire a, a vedere, ricevere la propria moglie ancora un riconoscimento da parte della cittadinanza dell'Albenza, di almeno mi aveva molto colpito, perché con la sua semplicità eh, traspariva davvero invece l'emozione che eh, emanava dal fatto che un riconoscimento fatto ancora a, a sua moglie, nonostante fosse già deceduta, infatti poi l'anno dopo è deceduto anche lui, ma mi ha molto colpito e quando siamo stati in Sudafrica, eh, sull'invito di venire a vedere e a toccare con mano quello che eh, c'era in questo, in questo centro, mh, è un pugno nello stomaco perché all'inizio, davvero, devo dire, non è facile affrontare subito una realtà del tocchi genere. Tocchi con mano qualcosa di. La sofferenza lì la tocchi davvero con mano. Cioè... È drammatico. E non ci ha nascosto niente del centro, ci ha fatto visitare proprio tutto. Il fatto di vedere addirittura le lavanderie, mi ricordo che tutti i piccoli particolari, che... i ragazzi che facevano la musica, ma davvero ti. e anche il ministro Terzi che si doveva fermare solo per poco, invece quando ha visto anche lui e anche lui ha toccato con mano la realtà, si è fermato addirittura eh, un, un po' di più del tempo che aveva a disposizione per, 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 per restare accanto ad avere una realtà che è, è del, del miracolo. E questa l'idea di eh, premiare con una cittadinanza onoraria anche il marito di Domitilla è stata caturita proprio da questo fatto, di un uomo che, come ho detto proprio nel discorso della, della consegna della cittadinanza, sembra che sia sempre stato nelle retrovie, nel senso che... Eh, i riconoscimenti li ha presi Domitilla ne ha presi un sacco è stata eroina del Sudafrica è stata premiata da Mandela da Papa Benedetto XVI quindi un sacco di riconoscimenti Cavaliere per della il lavoro per Cavaliere della Repubblica, Repubblica. Ci... anche eh, almeno San Bartolomeo ha sì. fatto la sua parte E eh, infatti eh, l'ex sindaco Tagliabue, eh, Tagliabue era con noi in Sudafrica proprio eh, perché proprio... È, è stato riconosciuto a città di annunzio onoraria a Domitilla dall'amministrazione Tagliabue il fatto che eh, lei avesse ricevuto tutti questi premi, ma a me premeva sapere anche che dietro c'era davvero uh, il lavoro anche di un uomo che nel piccolo, nelle ritrovie, guidava sapientemente e, e appoggiava in toto tutto quello che Domitilla decideva di fare, nel senso che non ha mai detto no, questo non lo facciamo, no, questo non so come, fa come faremo a farlo. Hanno sempre detto dove ci arriviamo arriviamo, poi ci penserà la provvidenza. E la provvidenza certo. in effetti ha sempre provveduto. E questa cosa da lì l'abbiamo detto, ok, ma perché non premiare anche questa figura di un uomo che eh, per tanti anni, eh, al di là di quello che è stato la prigionia qui in Italia, la grumellina, ma da il fatto che da lì è nato il tutto ed è tornato per sposare Domitilla il fatto che tenga la chiesa sopra il letto in Sudafrica è proprio perché è la chiesa dove si sono sposati sì, sì, e quindi sì, è ricordo, una fotografia tutte le coppie di sposi nel loro album hanno la chiesa dove si sono sposati all'uscita il lancio del riso quindi è significativo il fatto che Daniele avesse proprio la chiesa sopra il suo, il suo letto quindi volevamo proprio premiare questa figura di un uomo davvero eccezionale e quindi abbiamo detto Uh, facciamo sì che a due o tre anni di distanza dalla morte un riconoscimento lo diamo anche a lui come alla moglie ma proprio perché secondo me uh, erano alla pari mh, due persone davvero eccezionali che in tempo di apartheid quello che sono riusciti a fare in Sudafrica non so quante persone riescono a fare una cosa del genere e niente poi mh, Giustamente non ci siamo dimenticati di Rumitilla, eh, anche qui abbiamo detto che okay, la cosa più importante è la, il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Daniele Heinz, ma ricordiamo anche la figura di Rumitilla. Abbiamo pensato davvero di mh, intitolargli una via del paese e della contrada dell'Albenza proprio perché nativa dell'Albenza sarebbe stato un po' insensibile titolare di una via che so le cascine o la colombera e quindi apprezzato. abbiamo scelto proprio la località addirittura da, dal monumento degli alpini a scendere eh, al cimitero dell'albenza quasi come per dire ok è un accompagnamento dalla chiesa dove tu sei raffigurata fino non è stata sepolta qui ma è come magari mi piacerebbe anche che però anche nel cimitero dell'albenza venisse ricordata una sì. una lapide a memoria anche se le spoglie non sono effettivamente qui se posso potrebbe no, essere un'idea se posso vi, vi devo dire un altro aneddoto eh, su, esattamente su questa cosa qui la tomba di Elvira perché quando è arrivato l'arcivescovo Daniel Francis ho visto tre cose identiche e non me le sono spiegate mai L'arcivescovo Daniel Francis: una delle prime cose che ha voluto fare è andare al cimitero a vedere la tomba di Elvira. La stessa cosa il cardinale Napier, quando è arrivato, uno dei primi desideri che ha espresso è stato andare a vedere la tomba di Elvira al cimitero. Ed era con l'arcivescovo col vescovo Graham Rose, che è il presidente de, del consiglio episcopale, e e eh, Diciamo che la tomba di Elvira è un luogo che loro hanno visitato. Addirittura l'arcivescovo Daniel Francis. Se posso fare un piccolo inciso sull'arcivescovo Daniel Francis, altro fattore di, eh, non voglio dilungarmi troppo. Ma lui ha firmato tutti i progetti della costruzione di quella chiesa in cui ha celebrato con sì. voi la messa, eccetera, eccetera, mentre era arcivescovo di Pretoria finisce la costruzione della, della, della chiesa voluta da Domitilla, Lucy, eh, è, figlia di, Domitilla, figlia di Domitilla, che Domitilla che tutti conoscete, Lucy Slaviero perché ha sposato Luigi Slaviero, comunque Lucy va per salutare l'arcivescovo Daniel Francis e lui chiede cosa posso fare ancora per voi adesso che abbiamo finito questo iter burocratico. Lucy distinto, Fattore di dice eh beh, abbiamo la Chiesa, non abbiamo il parroco, non abbiamo il prete. L'Arcivescovo Daniel Francis in tem poco tempo risponde: eccolo il parroco. Come eccolo il parroco? Eh sì, perché io a fine di quest'anno divento arcivescovo emerito perché ho finito il mio mandato e onestamente non so dove andare. Se mi date una stanza, se mi date una stanza, io vengo io a fare il prete, no? E infatti eh, hanno costruito una piccola casa, in parte alla chiesa di Domitilla, e l'arcivesco emerito di Pretoria Daniel Francis, che è stato qui nel 2012. Che abbiamo conosciuto tutti, vive lì, celebra la messa lì per i per i disabili di Little Eden attenzione, l'arcivescovo Daniel Francis era un cardinabile, perché era un arcivescovo molto in, in vista, però per ragioni di età e di umiltà, perché è un'estrema umiltà, questo uomo ha lasciato il passo, però è un uomo che ha voluto vedere l'Albenza e ha voluto vedere la tomba, la tomba di Elvira, e quindi la tomba di Elvira sarà uno dei prossimi episodi. C'è una piccola fotografia che Lucia ha messo davanti sì, alla tomba. Sì. però questa tomba di Elvira, io penso che almeno debba, debba mettergli un, una, una uno Lucy. dei progetti futuri. Adesso intanto abbiamo sicuramente in questo 7 febbraio scorso, mm. sicuramente onorato eh, sia la figura di Daniel, sia le figure di Domitilla, anche se appunto. Eh, la giornata era dedicata a Daniel mh, e anche a Domitilla perché eh, ricordiamo i nostri radioascoltatori: sono Sindaco. Eh, c'è stato il conferimento alla cittadinanza onoraria, e poi avremo alcune fotografie che faremo vedere. Eh, c'è stata l'inaugurazione della nuova sede della fondazione, eh, trasferita in alcuni locali dell'asilo Pozzi di almeno San Bartolomeo. E però c'è stato anche lo scoprimento di un significativo cartello indicazione stradale Sì, è proprio eh, sul punto esatto dove comincia la contrada dell'Albenza. Quindi, passato il ponte, eh, sulla destra abbiamo questo cartello d'entrata della contrada eh, molto significativo. Abbiamo voluto cambiare il cartello dove c'era scritto solo Albenza almeno San Bartolomeo con proprio invece località natale di Domitilla Rota. Mm. Ma proprio per far capire anche a chi viene a visitare il nostro paese che se eh, un cartello indica, perché è uno di quei cartelli mh, marroni che sono quelli turistici, quindi sono quelli che più che altro vedono proprio i turisti quando arrivano, cercano quei cartelli per le indicazioni. Certo. Quindi abbiamo voluto proprio fare quel cartello eh, dell'Alberza con su scritto località di Domitilla, Natale di Domitilla ma proprio per far capire anche a chi viene da fuori, che vengono a chiedere con una curiosità, ma chi era questa Domitilla? Perché è logico che tutti quelli di almeno e dell'albenza Domitilla la, la conosciamo tutti, ma anche chi viene da fuori possa chiedere ed arrivare magari in paese chiedere, ma ho visto che c'è quel cartello con su scritto località, che personaggio storico è? Perché alla fine... È un personaggio storico. È sicuramente un personaggio. Ha stabilito. costruito anni di esperienza e di cose fatte in Sudafrica, ma ricordiamoci che è nata dall'Albenza, quindi è una nostra cittadina, e con noi onoriamo in questo modo. Ecco. Certo. Un piccolo riconoscimento, ma che ha un significato. Mi sono un po' rammaricato del fatto che ho trovato sui social sempre un, qualcuno che può Polemizza sulle stupidate, nel senso che ah, ecco, l'amministrazione è andata a spendere i soldi in un cartello quando poteva magari tappare delle buche in più. E mi è fatto piacere invece che dei cittadini, perché io non rispondo mai sui social, che dei cittadini invece gli abbiano risposto a tono che eh, è vero che eh, si sono spesi dei soldi per fare questo cartello, ma che ci sta dietro un significato grosso dietro questo cartello, non è solo il cartello perché la spesa del cartello di 150 euro non è che... È la storia eh, che rappresenta quel esatto, cartello che cioè, è la storia che, che, merita di essere, e che, che merita di essere raccontata es, esatto. che, e, che, e che merita quindi, poi di essere attenzionata anche per il futuro. Esatto, quindi anche questa cosa mi ha fatto piacere che i cittadini invece si sono... hanno capito il motivo per cui l'abbiamo fatto ed è il motivo proprio che eh, ha spinto l'amministrazione a volerlo fare e a riconoscere a Romitilla davvero un piccolo riconoscimento perché dico la spesa è quella che è, ma dietro c'è stato un significato che per noi è molto, molto importante. Beh, possiamo dire che la giornata del 7 febbraio per almeno è stata sicuramente una, una, una giornata di alto significato civico, eh, su questo eh, la storia eh, renderà onore a Domitile e a Daniel naturalmente la storia del nostro paese, ma anche la storia di tutti quelli che poi seguiranno, stanno seguendo e seguiranno quella che sarà l'evoluzione dell'Italia dell Aden in Sudafrica e anche della fondazione italiana Little Aden, che poi ne parleremo ancora un attimo dopo, eh, su quello che saranno anche gli obiettivi futuri. Possiamo dire che sono stati costruiti due importanti fondamenti di un futuro ponte. Sì, posso fare un inciso, ci sono due documenti con la data del 7 febbraio che sicuramente rimarranno nella storia. Io ho lasciato spazio il 7 febbraio, ero commosso, oltre commosso perché non mi aspettavo neanche di, di, di una cosa così, non ci, mentre vedevo non ci credevo, per cui ero a un livello di commozione tremenda. Però so, ci sono due documenti che saranno storici, sì, per Almeno San Bartolomeo e per Johannesburg, perché nei comuni si fanno dei gemellaggi, comune gemellato con... Allora, il 7 febbraio il comune di Almeno San Bartolomeo, nella persona del sindaco, ha ricevuto il Domitilla e D'Agnès Howard, How was. How was. È un, un'istituzione che hanno fatto con la fondazione eh, Little Eden, da quando c'è la fondazione Little Eden, e da quando la, il vescovo Graham Rose è stato presidente della fondazione. Questo Howard viene dato a chi ha dato un'impronta significativa all'evoluzione dell'istituto. E il fatto che il comune di almeno San Bartolomeo abbia ricevuto questo Howard è comunque un fatto che cioè io credo che un, un conto è avere eh, in un comune un cartello che ho scritto comune gemellato con Alicante un comune che comunque riceve un riconoscimento da parte di un istituto visitato da Mandela, un istituto di qualche, è un riconoscimento a mio avviso che va oltre eh, il semplice gemellaggio, vogliamoci bene. Primo documento storico lo stesso 7 febbraio, Don Giulivo e la parrocchia di Almeno, San Bartolomeo e dell'Albenza ricevono un comunicato ufficiale dall'arcivescovo di Pretoria che dice: eh, Noi vogliamo che la nostra cappella Madonna degli Angeli dell'Istituto Elvira Rota Village sia in. Diciamo, una sorta di, 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 di membro della parrocchia di almeno San Bartolomeo per fare uno scambio diciamo, spirituale, istituzionale ma spirituale, cioè c'è stato uno scambio di, 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 come dire, di relationship. Si dice in inglese di, di relazioni storiche, a mio avviso. In quel documento firmato dall'arcivescovo di Pretoria, viene molto chiaramente scritto che il vescovo di Johannesburg, l'arcivescovo di Pretoria e il cardinale Napier apriranno una causa di beatificazione, attenzione bene, di coppia. La beatificazione di coppia è rara nella storia e quindi io mi ricordo quando Daniele è arrivato nel 2012, era felice perché diceva ho portato indietro il messaggio d'amore che aveva portato via. Lui si sentiva di aver portato sì. via Domitilla, stirato il nostro territorio: Sono di, di, Son contento territorio. perché finalmente vi do indietro quello che mi avete regalato al Sudafrica. No? E quindi lui era felice di questa. Mi aveva detto: tu fai questa cosa, vengo io, firmo. io Infatti, il presidente onorario dell'associazione dell Domitilla è Daniele, Daniele. Harimes. Lui era contento di avere tornato indietro e ti dico. Domani il 7, io mi sono preso un impegno morale con Daniele. No? Quando ti ho detto che noi almennesi, noi albenzesi albe dell'Albenza, noi bergamaschi, non dobbiamo essere gelosi ma dobbiamo essere orgogliosi di avere una figlia così della nostra terra? È perché questi messaggi d'amore vanno condivisi. Cioè, certo. E quindi Daniele ci ha restituito il favore. Poi, insomma, quello che è successo a San Giovanni Rotondo, <ride> non, non, però, sai, mai dire mai, eh, quindi credo che eh, que tutti questi pilastri di questo ponte di solidarietà abbiano un significato speciale per tutti. E quindi basta io. Ma infatti, anche che il, 7, il 7 febbraio abbiamo avuto anche la vicinanza davvero in questa, in questa cerimonia. Eh, la Lettera che l'ex ministro sì, sì, ci sì. ha mandato e che ho letto perché mm. voleva esserci vicino anche in quell'occasione. Sì, sì. Quando ha saputo, e purtroppo non era in Italia, non poteva partecipare. Ha voluto esserci lo stesso con uno scritto, lo stesso vescovo nostro Veschi che ha mandato il vicario della Vite. Poi la vedremo nelle fotografie di esatto, Monsignor Della Vite. A essere vicino anche con un messaggio del vescovo su una cosa del genere fa capire davvero che stavamo facendo una cosa mh, per due persone davvero speciali che è riconosciuta anche a, a, a livello un po' più alto di quello che è il nostro paesello, la, nostra, dico, paesello, comunità. la nostra comunità quindi ha oltrepassato i confini Domitilla è arrivata fino in su <ride> <ride> noi ci siamo stati a visitarla e, e, e davvero è stato davvero un, un viaggio un pellegrinaggio e non un viaggio perché alla fine si è trasformato in un pellegrinaggio, io non ho mai visto una partecipazione così anche di persone che poco si conoscevano e, e, ed era nata subito lì un'amicizia, una, un, una sintonia nello stare insieme, già lo stesso fatto che eh, Don Giulivo è riuscito anche ad aggregare in una messa serale tutti assieme. Tutte le, le sere. A eh, parte questo appuntamento, sì, cioè, tutte le sere. Nonostante magari c'era anche qualcuno che non crede, che, che, che è un po' più lontano, eh, eppure ci trovavamo tutti lì. Era un forte momento di sintonia. Ma proprio perché c'era qualcosa che aggregava davvero, e questo era il messaggio di Numitilla che lì. Era. Io anche in questo 7 febbraio ringrazio davvero molto. Le tre figlie che sono venute e anche loro si sono fatte, son fa, son fatte anche loro 12.000 km chilometri. per venire a questa e non volevano mancare. Lo stesso nipote Jessen che è venuto Jason, dalla sì. Scozia. Cioè, davvero secondo me il 7 febbraio è stata una giornata indimenticabile sia per la nostra comunità che... Per me personalmente, quindi davvero ringrazio tutti per aver fatto sì che questo 7 febbraio risultasse davvero una, una giornata speciale. Voglio fare un inciso, Prego, solo bene. uno e basta. Poi lanciamo una pausa il di 7 febbraio di veramente è stato un giorno in cui il sindaco è stato... Un sindaco, soprattutto e soprattutto nel senso, non aveva un significato istituzionale, politico, eccetera, ha, ha veramente gestito quella. Gli ho scritto una lettera di ringraziamento perché è stato veramente soprattutto e soprattutto ha avuto un livello. E, e comunque siamo stati ci siamo sentiti tutti ospiti del comune. Ultimo inciso eh, sul fatto che io. Tenevo molto all'unione delle istituzioni, associazione comune e parrocchia, perché, perché questa cosa è una cosa che va condivisa in questo modo, solo in questo modo. Quindi non si può dire la mia, la tua, la sua, è, è la nostra comunità. Basta, fine. Grazie mille. Grazie. Adesso Francesco ci lascio con un minuto di spazio musicale e subito dopo rientriamo in studio. thank you Eccoci di nuovo in studio, reti ascoltatori di Radio Lemini, siamo in diretta dai nostri studi di Via Vignola e con me eh, il sindaco di Almeno San Bartolomeo, eh, Gian Battista Brioschi e eh, Giuliano Rottamarti, presidente della fondazione Domitilla Rotians. Adesso eh, con l'aiuto di Francesco che è in regia, che salutiamo e ringraziamo anche, anche per questo contributo, e con le fotografie di Pio Rota, signor sindaco che è stato il fotografo ufficiale, ufficiale sì. Pio Rota fotografo professionista di almeno San Bartolomeo, dell'Albenza, dell oltretutto nativo dell'Albenza, che ci ha gentilmente eh, inviato queste fotografie che, eh, lo dico anche per gli amici che ci stanno seguendo da Sudafrica via internet e che salutiamo ancora, Prenderanno, speriamo, la dimensione familiare e comunitaria di quella giornata speciale del 7 febbraio. Io qui i miei carissimi ospiti, a cui chiedo di commentare uno per volta le fotografie. Allora, qui siamo nella sede della Fondazione Yams Rota, Domitille eh, Rota, Yams, chiedo scusa, al Silo Pozzi. Giuliano. Beh, eh, questa, questa presentazione. Eh... Mi vedeva particolarmente emozionato e commosso perché eh, questa sede è stato un altro dei fattori di <ride> eccezionali. Eh, perché io tenevo particolarmente ad avere una sede in una, in una diciamo, location anche diciamo decorosa? L'ho detto prima al sindaco e all'architetto, perché il Cardinale Napier. Quando era venuto in visita aveva mh, detto molto chiaramente che le testimonianze di fede e di preghiera e di riconoscimento per le persone nelle cause di beatificazione che ormai andremo ad intraprendere sono diciamo, una parte importante. Quindi mi sembrava eh, come dire, un dovere di... di, di, di coordinatore dell'associazione, eh, poter dare una, diciamo una casa decorosa ed importante ad una mission come la nostra. Io credo che un, un posto migliore di quello non avremmo potuto trovarlo in almeno e ringrazio ancora l'amministrazione, la parrocchia, la fondazione perché sono stati veramente eccezionali. Quindi quel giorno lì per me... Ho detto a Lucy io ho finito perché io meglio di così non. <ride> io ho finito per poi cominciare. Ecco, dico ai nostri ospiti che sono in studio con me: quelli che vedete sulla destra nei nostri monitor sono le, le fotografie che i nostri radioascoltatori stanno vedendo eh, sui loro computer o su internet, sui tablet, eccetera. Quindi, sulla destra in questo caso è la fotografia che vede la benedizione dei locali da parte del nostro parroco, Don Giulivo. C'è stata una benedizione ufficiale: un'inaugurazione un anche di questa sede, di questo ampio locale dove la fondazione si riunisce e ha la, la, la presenza anche di tutti i libri contabili, la documentazione e quant'altro. Allora, se andiamo avanti, poi la. Mh, eh, fotografia successiva eh, la, la commento io molto velocemente nel senso che anche per i nostri amici che ci seguono a Sudafrica purtroppo siamo, è stata una giornata meravigliosa ma con un tempo inclemente ma tutto questo non ha assolutamente fermato eh, la programmazione della cerimonia e la presenza di molte persone e adesso eh, chiedo al signor Sindaco di commentare questa foto nuova che sta passando No, oh, ecco questa è davvero ecco qua la foto che l'abbiamo la, chiamata lapide, ma non è neanche una lapide, è davvero una cosa che. È una targa, di, una targa di, riferimento, di, riferimento. di riferimento. E già il fatto che abbiamo voluto, Giuliano, chiamarla La casa di Domitile di Daniele è stata davvero una, sì. una scelta bellissima perché. È come proprio stare a casa, no? nella sede ci siamo trovati anche quando si riunisce il Consiglio, così sembra di stare a casa. E l'averla chiamata proprio la casa di Daniele, di Romitilla, e averla fatta con una targa. Con ecco eh... la targa che adesso la vediamo che, che, che arrivare grazie adesso. alla regia Eccola. Eccola qua. Vedete che anche le figlie sono, sono commosse, addirittura una delle figlie è andata a baciarla. La, la, ah, la... Eccola, ecco, ci fermiamo un attimo. Allora, i visi di, du, di, eh, di Daniele Di Domitilla sui loghi del comune in alto a sinistra, della parrocchia di San Rocco in, in centro, dell'Albenza e della parrocchia di San Bartolomeo sulla destra. E sotto i loghi dell'Italia, della bandiera, la bandiera italiana, e la bandiera del Sudafrica, con i loghi della fondazione. Domitilli Liams Italia e sì, Sudafrica, va. e questo signor sindaco diceva lei è Lucy eh, che, che va a abbassare la bandiera a Sudafrica. Ma proprio per, per un riconoscimento, davvero è, è, è un ringraziamento. più bello è vedere una scena la, la figlia, da davvero molto comune. Sì. Poi l'altra vedi c'è tutta, a la, tutta la eccola che... ecco qua: tutta la famiglia riunita: uh, sono le sorelle, i nipoti, i generi si sono voluti immortalare sotto, sotto la foto della de, 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 de mamma e del papà Giuliano, voglio, voglio commentare la, la foto del sindaco con Lucy perché eh, Lucy ha una particolarità che era molto presente in Domitilla in realtà ce l'ha sia Lucy che Agnes un po' tutte le figlie e, quando ti ti toccano, hai, hai una sensazione di, di, di feeling. No? E, e, vedo Lucy abbracciare il sindaco in quella, in quella e si sente la, la, la riconoscenza che Lucy ha nei suoi confronti, perché io l'ho detto, eh, quella giornata lì. Era la giornata del sindaco Brioschi perché ha fatto veramente no, della, comunità. della comunità, però, però l'hai coordinata. No, la, la stessa cosa l'ho sentita anch'io, eh. eh. perché ogni volta che Lucy mi abbracciava, ma addirittura in chiesa quando lei ha, ha voluto fare un ringraziamento e mm. mi teneva per mano, mm. cacchio, sentivo quei brividi mi, sì, mi sì, davano sì, una sì. scossa, tra l'altro era emozionata. No? Cioè, eh. Ecco, po questi posso fare. Questi... Prego. Una, una battuta sull'emozione, una battuta. La, una delle più belle battute su questa emozione. Ricordo un mio amico, e eh, no, non penso che nessuno abbia eh, nulla da, 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 da dire. Un nostro ex consigliere che purtroppo non c'è più, e c'è una battuta di Lucy fantastica perché il Walter Rotini, che tutti conoscete, eh, la prima volta che ha incontrato Lucy si sono abbracciati. Eh? Il Walter Rotini, quando ha abbraccia, abbracciato Luci, si è messo a piangere. piangere. Come? Poi siamo andati a pranzo a Camoretti, era il giorno della Costituzione, c'eri anche tu, e lui dice a Luci: Ma sai che quando io ti ho abbracciato? ho sentito qualcosa di strano che non so cosa ho lui si l'ha guardato ridendo e ha detto meno male che quando ti ho abbracciato non ho sentito qualcosa di strano è una battuta fenomenale questa è una battuta fenomenale <ride> <ride> e, e il Walter me la ricordava sempre no? però è vero guarda che io ho due amici del gruppo missionario di Palazzago che che hanno toccato le mani di Domitilla. Dice, io quel tocco lì ce l'ho ancora nel sì, cuore. Perché... Scusate, è assolutamente. È Questo è un sindaco che invece che stanno vedendo da qualche minuto i nostri radioascoltatori mentre ci, ci, ci ascoltano. Sì, qua eh. siamo al ponte dell'Albenza, eh, dove comincia la contrada, ed è quel cartello che abbiamo scoperto, dove abbiamo indicato che Albenza è la località nativa di Domitilla Rota anche qui nonostante la pioggia che veniva e ne veniva tutti, tutti i parenti hanno voluto fare la foto sotto il cartello insieme con me proprio per ringra ringraziare il fatto che eh, vedete che è quel, è quel cartello che vi dicevo marrone turistico che già i turisti quando passano di lì si chiedono fa, ma questo personaggio storico chi è Domitilla Rota e quindi sono curiosi di sentire la loro storia. No? Un altro bel momento. È e questo invece adesso lo facciamo vedere, che stanno passando, sono altri momenti del... Ecco, e qui siamo invece veramente in chiesa, questa è la celebrazione della messa che è stata eh, celebrata nella chiesa dell'Albenza, ricordiamolo, e qui insomma, ci sono alcune fotografie che, che ritraggono lei, signor Sindaco, e sì. eh, le tre sorelle, anche Emozion figlie, emozionatissime. Anche figlie di Domidilla poi qui alcuni momenti della liturgia, della liturgia sì. eh, queste sono le, sono le letture e poi eh, scivolando questa è la presenza nutritissima di persona, la chiesa era praticamente chi, eh, e piena e si è deciso, eh, si è deciso di fare il un, un discorso ufficiale del signor sindaco in chiesa perché eh, il tempo inclemente fuori esatto. non, 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 dava, no. non, da, non permetteva insomma ecco di... Di, alle persone di uscire perché poi concluso questo momento in chiesa molto intimo molto commovente anche con l'intervento di lucy dico bene eh, sì, eccola sì, che parla sì. che lo dicevamo prima e poi eh, queste sono altre due foto che sono che la ritraggono mentre siamo eh, mentre in chiesa e mh, mh, poi c'è stato il momento di, di, di giuliano che ha dato un saluto alla, alla, alle, ai presenti in chiesa e poi ci si è spostati. Lasciamo adesso voi, voi la parliate ecco, un qui, attimo anche qui. Quando ci siamo spostati per lo scoprimento della via intitolata Domitilla, nonostante abbiamo fatto già prima in chiesa, perché abbiamo detto inutile portare giù tutta la gente sotto l'acqua, e invece un nutrito eh, gruppo di persone, nonostante la pioggia, sono venuti giù lo stesso anche all'inaugurazione dell'intitolazione dell della via. Quindi una... si, si vede, se torniamo indietro un attimo sì, Francesco eh. si, vedono, si vede sia il cartello prima, esatto. come vedete ecco, con va, la benedizione la da, benedizione da, parte, da parte, di Dario, parte di Don Dario, Don Dario Mazzoleni, c'è ecco, ecco, la presenza anche di Don Giulivo no, mi sì, sembra, sì, sì. la presenza del signor sindaco poi e poi c'era tutta la persona che, che assistevano che sono queste ombrelle, nonostante che sono ombrelle sono venute giù. E... Sono questi ombrelli che voi vedete. Davvero, davvero bello. E poi come ogni cosa ben organizzata c'è stato anche un momento di festa. Un pranzo comunitario, uh, eravamo circa una settantina di persone che si sono trovate a celebrare anche, anche con un pasto. Il, mo il momento bello e gioioso di questa festa è stato un momento anche per ricordare, e poi anche con la presenza di tutti i parenti, i, di, i figli, di, le figlie, figlie e i parenti più prossimi, domitile, di Daniel. Quindi questa, questa cosa è stata molto bella eh, perché ha creato famiglia, fatto, ha fatto un momento di, 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 aggregazione. di aggregazione. Questa cioè. cosa naturalmente eh, serve sempre. E poi eh, adesso grazie a Francesco che ci sta facendo scorrere queste immagini. Questo è il tavolo ufficiale dell'amministrazione, eh, ecco, siamo ecco, qui. Qua, diciamo invece, per gli amici, sono sindaco. Saluto per gli amici del Sudafrica. Esatto, devo fare un ringraziamento anche al Golf Club dell'Albenza che ci ha ospitato nella loro location per questa cerimonia. Eh, C'erano talmente tante persone che neanche loro se le aspettavano, non neanche noi ci aspettavamo davvero così tante persone, e quindi c'è stato un po' di, 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 di fermento perché non tutti avevano il posto a sedere. Il posto a sedere non però, è stato garantito, ma di quelli ma in però, piedi vi posso assicurare che sono stati tranquillamente interessati a tutta esatto, la manifestazione. Esatto, davvero, tu sei uno di quelli in piedi, io c'ero e basta. <ride> <ride> eh, Oh, davvero, è, stato, è stato davvero in, in occasione anche della consegna delle borse di studio ai nostri studenti, sono stati tre momenti, ecco qua vediamo per esempio la consegna della cittadinanza onoraria di Daniel, eh, di Daniel alla figlia, alle figlie. Alle tre sorelle, figlie di Domitilla e di esatto. Ecco. Questo. Bello questo momento qui c'è stato l'intervento della figlia che ha voluto ringraziare, e anche lei ecco Lucy. ha ringraziato e ha onorato il comune. Con eh, quel, bel, quel bel gesto del, com è, com è del si chiama, sto, sto si sto chiama sto Domitilla Diam Howard Howard, che è praticamente un certificato di benemerenza. E Veramente, sindaco, ti invito a valorizzare questo documento perché, sì. perché ha un significato particolare, cioè lo danno proprio alle, alle eccellenze che hanno contribuito nella storia Molto. e quindi Molto è bello. un bel gesto, secondo sì, me, sì. di riconoscimento. Ecco, poi abbiamo detto che c'era anche la presenza a questa, a questa importante manifestazione che ricordiamo l'amministrazione comunale ha deciso di riunire la consegna di un certo numero di ragazzi di borse di studio e mh, questi ragazzi hanno poi naturalmente eh, eh, partecipato, partecipato eh, alla seconda parte del, della manifestazione che era la, 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 la consegna d'accidenza eh, in area Damia e Jamsa e riconosciuta alle figlie quindi un momento ecco qui civico proprio, di alta importanza. Ecco, qui è proprio il momento in cui Monsignor Della Vite regala anche a noi. A me è piaciuto tantissimo perché è stato molto di, diretto eh, e, e molto chiaro anche nel suo giro sì, sì, eh, ricordiamo, ricordiamo soprattutto gli amici del Sudafrica e eh, Monsignor Della Vite, che è il responsabile della, della comunicazione della diocesi di Bergamo che è intervenuto alla, alla, alla manifestazione del conferimento della cittadinanza onoraria e qui il, ha portato il saluto naturalmente anche del vescovo sì. di Bergamo, il sì. signor sì. Francesco Beschi. Ecco poi qui siamo alla consegna di altri eh, ricordi da parte della, sì. della, della, della famiglia sì. e ci stiamo, ci stiamo poi avviando in conclusione qui alcuni, alcuni piccoli flash. Eh, 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 questa, post conclusione cerimonia. Queste lusi. No, è la consegna di un certificato invece di, di non è un'attestazione un di, di complimenti. A questa ragazza della Facoltà di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Bergamo che ha fatto la sua tesi sulle differenze di, di metodologia di cura sull'autismo tra Little Eden e la Sacra Famiglia di Milano, insomma oh, è stata 40 giorni giù e ha fatto un lavoro. Ricordiamo anche il nome di questa ragazza. Si il... chiama Cinzia Piantoni Piantone, ed ha preso l'unico 110 lode dell'ultima sessione di laurea e quindi è stato un, un ottimo riconoscimento. Un bel riconoscimento anche per lei. Che è stata molto e, brava. e queste sono le, le, le ultime due fotografie di, di saluto. E, e questo che vedete poi adesso che ecco il monsignor della vita con il sindaco. Con il professor Salvetti. Salvetti che fa parte dell'associazione. Della, dell dell sì, e, della, e poi qui saluto qui quello che vedete sulla sinistra, è Don Ciolivo, il nostro parroco, il professor Salvetti e il sindaco di Almeno San Bartolomeo. Ehm, questo soprattutto per gli amici che ci stanno ascoltando a Sudafrica. Bene, eh, grazie molte per questo incontro e noi io spero tanto che chi ci ha seguito e che ci potrà poi seguire in replica eh, nelle nostre, sul nostro sito internet abbia eh, eh, in qualche modo, sia rimasto coinvolto da questa giornata che è stata veramente importante per la nostra comunità, veramente importante per questa nostra comunità. Il 7 febbraio è sicuramente una data che va ricordata, noi speriamo con questa trasmissione... Eh, di eh, averlo fatto eh, in maniera degna, eh, perché il nostro occhio è anche a quello che succede naturalmente eh, sul territorio del nostro comune e non solo. Io eh, ringrazio tantissimo i miei ospiti, il sindaco di Almeno San Bartolomeo, Gian Battista Brioschi. Grazie. Eh, grazie a voi dell'invito. Grazie un, a voi. A tutti. Un saluto anche ai nostri amici dal Sudafrica che ci stanno seguendo. Alla prossima! Questo assolutamente, eh, Giuliano Rotamartir. Grazie anche a te, grazie, grazie, alla fondazione grazie grazie, grazie a, a, sia alla parrocchia che al comune di Almenno, San Bartolomeo con tutto il cuore. Grazie, oh, tante, grazie. veramente. Grazie. Bene, io ringrazio ancora Francesco, che è stata in regia. Saluto a Piera, eh, la nostra co-conduttrice della trasmissione, eh, che presto rivedrete. Eh, saluto tutti e ringrazio eh, per l'attenzione. Buona serata, grazie. grazie.